Salve a tutti, io sono Francesco Fusilla e con questo piccolo video vorrei divulgare il più possibile l'utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione e l'autonomia per i ragazzi disabili. Devo ringraziare la signora Pierangela che mi dà una mano a raccontare questa storia e Andrea che si presta a questa intervista. Ecco, questa storia è interessante perché nasce, come si vede in queste immagini, quando Andrea aveva 12-13 anni, ecco, e già allora abbiamo cercato di iniziarlo all'uso delle nuove tecnologie. Allora, adesso cerchiamo di raccontare un po' la storia brevemente. Allora, Andrea adesso quanti anni ha? 26. 26. Quindi usa il computer da quando aveva 12-14 anni. Bene, cosa fa di solito il computer adesso? Cioè, finita la scuola media, finito le superiori, quanto lui ha tempo libero e usa il computer? Quali sono le sue occupazioni? Ascolta Ah, ecco, musica. Andrea, ascolta musica, dopo. Te scrivi. Skype. Skype per comunicare, il possibile, con la sua amica. E quanto tempo passa al computer al pomeriggio, a parte le attività che fa in giro? È piacere di passare tempo davanti al computer? Molto. Allora, qua noi abbiamo semplificato lo schermo mettendo solo quattro lanciatori che sono i programmi che Andrea usa. Andrea, ma quando tu entri al computer ti lanci da solo o hai bisogno di qualcuno? E dopo? E riesci a farlo partire. Fantastico. Ecco, quanti computer ha cambiato da quando... Ah, ce l'ha sempre avuto il computer dopo che abbiamo iniziato? Sì. E ne ha cambiati quanti? Due. Due. Erano sempre pieni di cosa? Si rompevano perché? Virus. Virus, problemi vari. Dopo abbiamo messo l'anno scorso su di Linux e da allora ha avuto problemi. No. Sparito problemi. Adesso noi siamo qua in un ambiente di montagna, vero? Il paese, quanta strada ci vuole per arrivare al paese? Dove giù andiamo? 7-8 km. Quindi che funzioni, che sia stabile e che non si rompa è importante, giusto? Bene. Domanda, potrebbe farne a meno Andrea dell'uso del computer? No. Ha detto Andrea, sì o no? No, non riusciresti a rinunciare? No. Allora, sarebbe una bella cosa che imparassero a usare il computer gli altri ragazzini a casa. È vero? E magari un computer che non prende virus. Ti arrabbiavi quando prendeva il virus. E allora cosa facevi? A chi telefonavi? Ok, una domanda, ma ti arrangi davvero da solo? Davvero? Ti metti qua e vai avanti da solo? La cosa che ti piace di più, Andrea, è ascoltare musica, dare Skype e quando vai in Skype riesci a parlare, loro riescono a sentirti? Ah, ce la fate? E tu hai insegnato anche a qualche altro ragazzo ad usare il computer o No. no? Te la cavi da solo? Bene. Allora, questa intervista che ho voluto fare, Andrea, l'ho voluta fare per tanti altri ragazzini che vanno a scuola e secondo me sarebbe importante che gli insegnanti usassero usare il computer non solo per scrivere e studiare la storia, ma per stare anche insieme agli altri, perché adesso è grande. Sono tante le ore che passa da sotto e anche a giocare. Ma te quando sei al computer ti senti solo o ti senti in compagnia? E ti piace? Bene, allora batti in 5. Fine intervista. Grazie alla signora Pierangela e speriamo che altri insegnanti e altri educatori insegnino molto presto. Quanti anni ci ha messo a imparare ad usare la macchina? Dopo le medie, quanto ci siamo riusciti? Dalle medie facevamo qualcosa perché abbiamo vinto il premio per la scrittura. Vero, Andrea? Già quasi subito. Quasi subito. Sì, il problema era internet. Esatto. Bene.
Allora, ci chiude l'intervista, ringrazio la Giorgia che è qui dietro la telecamera che ci sta riprendendo e speriamo che sia compresa l'utilità dell'acquisizione delle competenze informatiche da parte delle famiglie e anche dei ragazzini e con un sistema molto robusto esente da virus come su di Linux. Grazie per l'attenzione.